Ciao a tutti amici Tarkroxiani e ben ritrovati in questo nuovo video di Marvel Sfida dei Campioni. Dunque, sarete tutti quanti sorpresi che oggi sto pubblicando un nuovo video, sì, perché di solito lo faccio una volta a settimana, però siccome mi è avanzato del tempo ho deciso appunto di rendere felici diverse persone che mi chiedono spesso di fare diversi video. Dunque, prima di andare avanti voglio salutare MasterPick25 e Volt. Ciao ragazzi, vi saluto affettuosamente e grazie mille del vostro supporto. Detto ciò, andiamo a fare qualcosa di utile, di intelligente in questo video, perché sinceramente non so proprio da dove cominciare, cosa farvi vedere. Quindi siamo nella mia schermata home e vi faccio vedere quello che di solito faccio. Ok, va bene. Dunque, niente, andiamo a vedere che innanzitutto questa mattina, aprendo appunto Marvel Sfida dei Campioni, ho trovato un'offerta alquanto interessante. Vediamo se la ritrovo da condividere con voi. Ed eccola qui. Scorta cristalli gemme del risveglio. Allora, le gemme del risveglio sono molto utili, perché poi qui le chiama gemme del risveglio, quindi una un cristallo gemma del risveglio, avete la possibilità di prendere una gemma del risveglio, che è quella che fa risvegliare l'abilità chiave del vostro eroe, e ve ne dà una. Però siccome è una gemma, può uscirvi o una gemma di quelle che va bene per ogni classe, oppure una gemma prestabilita a seconda proprio di quale classe, se è chimica, tecnica. Insomma, se siete fortunati vi esce quella che potete usare su qualsiasi eroe, altrimenti vi verrà una a caso. Poi vi dà 1000 schegge di cristallo eroe 4 stelle, 20 pietre evolutive, queste servono per far aumentare di livello l'abilità chiave del vostro eroe, solamente qualora il vostro eroe sia già risvegliato, perché infatti queste pietre evolutive, non potete usarle se il vostro eroe ancora non è risvegliato. Se ce l'avete risvegliato, boom, con questa pietra la potete aumentare o lo stesso di 20 livelli, oppure 20 diverse di uno, insomma fate voi, vi divertite voi. E poi ci sono tre boost campioni maggiore da 30%, che sono molto forti, sono il massimo dei boost campioni maggiori, che aumentano il vostro attacco e la vostra salute del ben 30%, e sono ottimi da usare nelle missioni un pochino più difficili, livello maestro magari, o missione storia se siete già lato 4, lato 5, o da usare addirittura in qualche guerra. Ora, io sono molto tentato, perché ho 1000 unità e sono davvero molto tentato a usare queste 1000 unità per questa offerta. Mi mancano però poco meno di 18 ore, quindi mi dispiace se deluderò qualcuno a non prendere adesso questa offerta, ma ci voglio pensare ancora un pochino su. Se poi decido di prenderlo, magari farò un video e andremo ad aprire insieme quella gemma del risveglio. Dunque, qui vedo che ho un po' di cristalli pronti per essere scaricati. Non li aprirò perché l'ascesa nella mia alleanza in questo momento è bloccata, è ferma. Come vedete ho già accumulato qualche cristalluccio. Poi andiamo all'alleanza a vedere se c'è da dare l'aiuto a qualcuno. Io di solito, anche se arrivo, mancano 9 minuti, allora carichiamo tutta. Però quello che vi consiglio di fare, dato che siete nell'alleanza, aiutate lo stesso, anche se raggiungete la lealtà giornaliera, non serve mantenere amici che chiedono aiuto, quindi o almeno io faccio così. Anche se ho raggiunto il massimo e anche se tra 9 minuti mi si scarica di nuovo, cioè mi ricarica la barra per raggiungere la realtà giornaliera di nuovi 1000 punti, io do, quando mi ci trovo, do subito tutto. Anche perché se poi vi trovate in un'alleanza bella attiva come quella in
cui mi trovo io, gli aiuti non mancano mai. Andiamo a vedere se c'è qualche amico di voi che mi scrive e vuol farmi sapere qualche cosa. Qui c'è che nell'alleanza AN9 mi scrive: "Ciao Tarkrok, sono uno dei tuoi più grandissimi fan. Posso entrare nel tuo clan?" Ma certo che no, non sto scherzando. FCGFSGVG, ti ringrazio dei complimenti. Però nel mio clan, come ho già ripetuto a diversi di voi, chi vuole può entrare nella mia vecchia alleanza Eloa. Virtu desiderum semper. Lì potete entrare, l'alleanza è libera, è una specie di accademia dove potete imparare con calma e senza stress a giocare. Non accedo molto perché due account per me sono difficilissimi da gestire, però chi vuole può entrare in quell'alleanza, mentre l'alleanza dove mi trovo adesso dovete essere fin troppo attivi, viene richiesto almeno un 100.000 di rating, insomma è un po' più duro, e poi siccome non sono io il boss, non gestisco io l'alleanza, non posso dirvi di entrare o no. L'altro di voi che mi scrive è X4D Criscu, alleanza Cris, anzi Criscu, che mi dice: "Fai video di una volta a settimana?" Sì, sono ognuno. Ok, allora mi puoi lasciare tra gli amici finché non hai bisogno di un posto per qualcuno. Ma certo, anche questa è un'altra cosa che ho già detto e ripetuto. In questo gioco, purtroppo, siccome la Gabam è il solito T-Rex con le braccine corte, ci sono dei posti contati. Non posso accettare tutti quanti voi, anche se vorrei farlo davvero con il cuore, accetterei tutti quanti, ma non posso, perché lo spazio è piccolo e quindi ogni tanto i meno attivi o le persone che mi scrivono di meno le cancello per dar modo anche ad altri di avere la mia amicizia e avere la possibilità di esprimere quello che provano. Quello che provano, no! Quello che provano per me. E quindi, che dire, no, sono contento di questo entusiasmo che mostrate nei miei confronti e voglio farvi sapere che è quello che mi fa andare avanti a proseguire a fare video, perché altrimenti non avrei nessuna motivazione per farlo. Ho cominciato a fare i video non tanto perché volevo diventare uno YouTuber, ma perché ho detto: passo così tanto tempo su questo gioco, perché non provare ad aiutare gli altri che dopo di me verranno a fare questo gioco, che comunque mi sembra un gioco molto divertente. E così mi sono messo a fare video su YouTube di questo gioco. Ora, prima di fare qualche partitina, magari nella missione evento, per vedere di andare avanti nel livello difficile che mi sono fermato perché non ho tanta voglia di giocare, sinceramente, volevo dirvi che, siccome pian piano stanno saltando fuori sempre più informazioni sul mio conto, su Tarkrox, chi è? Molti di voi me lo chiedono, fate domande diverse sulla mia vita personale, privata. Io voglio annunciarvi con questo video che se mai questo canale dovrà raggiungere 1.000 iscritti, comincerò a fare i video con il doppio schermo, cioè dove si vede il gioco e dove mi vedo io in piccolino, in basso, a destra, a sinistra, in alto, dove vi pare a voi, la mia brutta faccia, e quindi sarete forse più felici di conoscermi personalmente, di vedere il mio viso, di vedere come sono fatto. Boh. Comunque, raggiunti i 1.000 iscritti, comincerò a fare i video in questa maniera. Quindi, se siete curiosi di scoprirmi, mi raccomando, mettete like, commentate, condividete questi video e facciamo in modo di raggiungere i 1.000 iscritti. Poi ci sono tante anche idee, cose che voglio fare in questo canale, però devo raggiungere prima una certa quantità di iscritti e di visualizzazioni, altrimenti niente, rimarrò piccolo, brutto e nero come sono adesso. Ma bando alle ciance, andiamo avanti, facciamo una bella partitina e vediamo se c'è nello schema piramidale modo di completare. Questa volta la Gabam si è proprio, non ha badato a spese, ha fatto delle strade lunghissime, noiosissime, troppe, troppe strade, ha esagerato. La cosa che mi dà più fastidio, l'ho già detto in altri video,
cosa che non sopporto è dover, per esempio, uno che è a livello come il mio, dover fare per forza prima la livello difficile per sbloccare la maestra. Io che sono già a livello, a un certo livello, è noioso dovermi confrontare nuovamente con le stesse strade per 2 volte consecutive. Comunque niente, il gioco è loro, decidono loro, quindi mi toccherà fare un po' quello che vogliono loro. Che è sta strada qui in mezzo? Ma come ci si arriva? Da qua? Eh sì. Comunque, bando alle ciance, questo è il mio team, come avete visto nella missione livello difficile io sto usando sempre 3 stelle, mi trovo bene, sono 3 stelle caricati a mazzi perché li ho portati al massimo livello. Qualcuno è anche risvegliato a livello 99, vedete. Nightcrawler, mega pompato di steroidi che schiva questo e quest'altro. Sto mondo è quello, picchia come un falegname. E taglia, ma penso come un vasoio a posto. Comunque, che vi dicevo, la missione livello difficile, potete benissimo farla con degli ottimi eroi 3 stelle senza avere nessun problema nel completare le missioni. I 4 stelle nelle missioni evento io li porto quando vado a fare la missione livello maestro. Ora andiamo ad usare un Ghost Rider contro Dottor Strange. Ottimo eroe Dottor Strange, Ghost Rider, ho già detto qualcosa. Dottor Strange invece, non so se ho già detto qualcosa, comunque Dottor Strange è un eroe molto buono se ce l'avete. Basta saperlo usare perché è particolare come eroe. Tac, mi parte la generazione questa. Non perdere tempo, guarda te. Ah, sei andato in difesa, eh. Comunque, se ce l'avete Dottor Strange, portatelo su perché è buono anche non risvegliato. Naturalmente risvegliato è migliore. Quasi tutti gli eroi risvegliati sono migliori. Però ci sono degli eroi che non risvegliati non sono migliori, però sono anche ottimi. Sono quegli eroi, per esempio Nightcrawler è uno di quegli eroi, o anche Crossbones, che se ce l'avete portatelo su anche se non è risvegliato, perché sono eroi molto forti che meritano di essere portati a rango 4 il prima possibile. Abbiamo Gwenpole. Gwenpole è un'altra eroina pericolosissima, molto buona anche se non è risvegliata, fa un sanguinamento molto alto, oserei dire più forte di Wolverine X23, oserei ma non oso. Ora andiamo con Vedova Nera. Vedova Nera in mena. Vedova Nera via pizza. Niente. Andiamo avanti. Naturalmente quando combattete con 3 stelle contro 4 stelle può passare un po' più tempo del normale, perché 3 stelle naturalmente hanno un attacco inferiore ai 4 stelle, quindi ci vuole un po' di più di una volta, però se non avete fretta anche loro riescono a fare il loro sporco lavoro. Siamo quasi alla fine. Ora abbiamo War Machine, eroe che non mi fa impazzire, però se ce l'avete portatelo in guerra, in difesa, perché è uno di quegli eroi che in difesa sono
nodi dove c'è armatura potenziata, sanguinamento potenziato o mossa speciale 1 non bloccabile, che può fare davvero diversi problemi a momenti media, ma non riesce e lo dico io. E andiamo sotto il prossimo. Vediamo se questo è il passaggio segreto. Sì, quindi abbiamo fatto l'occhio nella strada. Ora c'è un punitore. Punitore 4 stelle è uno degli eroi più difficili da prendere al momento in questo gioco, perché si prende solamente nei cristalli arena. Ancora non ho avuto il piacere. È un eroe che consiglio, che è un must da avere, no perché è mega forte, intanto perché è un must da avere, è proprio un eroe strafigo, che se ce l'avete, avete avuto la fortuna di beccarlo 4 stelle nei cristalli arena, Punitore è uno di quegli eroi che se avete una gemma del risveglio da usare, la potete usare benissimo su di lui, perché ribeccarlo nei cristalli arena è difficile. Sicuramente in tutto l'universo Marvel ci sono persone che l'hanno beccato più di una volta, questo è matematica. Però questo è quello che farei io. Se ce l'avessi una volta 4 stelle e avessi anche una gemma di risveglio, la userei sicuramente su di lui. Intanto abbiamo un arcangelo che sta prendendo le pizze incatenate dal mio Ghost Rider, che però non sanguina perché ne è immune e se ne va indietro. Non avere paura, Ghost. No, mi fa schifo. Ah, non hai paura? No, mi fa solo un po' schifo. E allora non lo toccare. No, lo voglio uccidere. E allora uccidere. Ah, stavolta ti pari. Bravo. Mitico Ghost Rider. Mi manca Ghost Rider 4 stelle. Ora abbiamo la nostra bellissima Angela. La facciamo combattere contro Vedova Nera. Dai, uno scontro fra donne. Uccidila. No, uccidila qui. E Angela si rigenera. Il Vedova Nera non riesce a fargli stoppare la sua rigenerazione. Però gli sta dando tante mazzate. Oh yeah. E schiva. Tanto mena l'aria. Angela mena Ilaria. No, l'aria. L'aria, no Ilaria. Vai Angela, fammi vedere cosa sai fare. Sai già bene le pizze. E spam, madabanda, boom. Meno fantastico. Ah, stargevo, cavalca, non fregato. L'ho presa troppo in giro, si è offesa, si è arrabbiata. Sono partiti due armature. Ormai era la fine, non poteva nulla contro me. 2 giga e 53, porca miseria, questi video sono troppo grossi, poi ci mette un giorno a caricarli su YouTube. Però niente, spero che almeno vi siate divertiti. Ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio del video: 1000 iscritti e partirà la nuova stagione di Darkrox Marvel Sfida dei Campioni, e poi tanti altri contest e gare che voglio mettere in questo video. Farò qualcosa che mai nessuno youtuber ha osato fare fino ad ora, quindi se siete curiosi di sapere, di scoprire che cosa farò, vi consiglio di aiutarmi, condividete questi video, iscrivetevi e avrete un nuovo youtuber fra voi. Niente, il video è in conclusione. Vi lascio
questo combattimento finale. Se non muoio prima, vi auguro un buon game a tutti. Vi saluto affettuosamente come sempre. Vi do appuntamento al prossimo video, di consueto tra massimo non di più una settimana, spero prima. E niente, continuate a seguirmi, a commentare, insomma, fate un po' quello che vi pare. Vi voglio bene a tutti, ciao, se vedemo al prossimo video!